Sono i significati principalmente legati a questa estate di cultura e spettacolo. Il primo è quello legato al fuoco, al senso del fuoco, il fuoco che diventa all'interno della metafora che abbiamo voluto elaborare l'elemento di grande combinazione tra le radici greche, che sono radici che nascono proprio all'interno della grande struttura ellenistica di senso filosofica, culturale, antropologica, e quella del fuoco cristiano, che è lo spirito che vivifica e che riesce a convertire, a portare a vera conversione l'uomo. Questi due elementi così visibili all'interno di una stagione che si caratterizza fondamentalmente per l'input di cultura, ma anche di intrattenimento e di svago, rappresentano il proscenio naturale all'interno del quale i quattro palcoscenici naturali che noi utilizziamo per proporre i nostri spettacoli si propongono a loro volta alla fruizione pubblica e del turista. Sono il palcoscenico naturale di Triscila, sono quello di Casteldetrano, il sistema delle piazze, sono quello di Marinella e Selinunte, intendiamo la borgata marinara, e sono quelle del parco archeologico di Selinunte, ma tutto questo radunato intorno a un nuovo concetto di terra, quello di terra d'Etebo. Abbiamo voluto creare questa dicitura, che non è soltanto una dicitura, per poter intavolare all'interno di un territorio che ha una grandissima vocazione turistica tutte quelle che sono le nostre armi migliori per poter conquistare, attrarre, affascinare, in qualche modo sedurre il turista che a Casteldetrano viene. Nascono nuovi servizi turistici, i giovani si appropriano del loro territorio, ma tutto questo diventa una vetrina di senso, di significato da proporre, tanto che gradatamente quello che è il piatto forte dell'estate selinuntina, cioè il Festival Nazionale di Arti Piriche, diventerà un festival internazionale, sempre più votato a un compromesso, nel senso migliore del termine, a una congestione, a una unione tra quelli che sono i significati culturali delle vestigia greche, che sono visibilissime a Selinunte, e quello che è l'arte del fuoco, ovvero i segni che saranno sparati e proiettati nel cielo diventeranno sempre di più chiavi, metafore e simboli di quelli che sono i segni della rinascita di Casteldetrano. Tutto ciò prevede un tempo forzato di lavoro, un tempo di ideazione, un tempo di costruzione, ma in questi anni possiamo sempre dire che la nostra proposta di spettacolo e di cultura a Triscila, a Selinunte e a Casteldetrano ha raggiunto dei livelli che ormai sono invidiabili. Cresce il flusso turistico e crescono le presenze a Selinunte, in un territorio che può dare davvero molto. La sfida è stata quella sempre di caratterizzare il nostro prodotto, la nostra offerta culturale, appunto non trattandolo esclusivamente come un prodotto da vendere, ma appunto come un piatto da assaporare. Non a caso la tradizione culturale di Casteldetrano, che nasce intorno al grande contenitore di idee, di progetti che è Casteldetrano Segreta e che ha il fulcro nel sistema delle piazze nel Teatro Selinus, si aprirà proprio il prossimo anno a quel circuito dei saperi e dei sapori che tenta di mettere in sinergia, in unione, in fecondo sposalizio questi due aspetti del sapere, ovvero quello legato al sapore, quello legato al sale, alla nostra cultura aromatica, e quello legato ai libri, al loro odore, al loro profumo e alla gioia di poterli frequentare. Casteldetrano Selinunte diventa quindi sempre di più un itinerario da vivere, un viaggio, come abbiamo scritto nella scorsa Casteldetrano Segreta, che ancora accoglie le nostre manifestazioni, un viaggio lungo un anno, un viaggio che chiede il ritorno come tempo meditato e soprattutto come tempo che il turista ha di ritornare in un territorio che offre delle vetrine e delle dotazioni di senso che sono riconoscibili. Quindi non più la prima edizione di tutto in estate raffazzonate, ma delle edizioni, ormai quarta, quinta, sesta edizione, Teatro di Pietra, Rassegna Antica al Tempio di Era, il Festival delle Arti Piriche e la costruzione musicale intorno alle nuove leve del territorio, per poter così creare un'attrattiva sempre maggiore per il nostro turista e un riconoscimento sempre maggiore per il castelvetranese, che si vede sempre più gratificato in un'esposizione di segni e di significati sempre maggiormente esaltante dal punto di vista culturale. Inauguriamo quest'anno questa stagione estiva, che ritengo sia, diciamo, abbastanza corposa, i cui punti salienti sono caratterizzati sempre dalla tradizione del Festival di Arti Piriche, che sarà fatto, diciamo, come sempre a Selinunte. Saranno fatto giornate di fuoco indimenticabili, anche quest'anno arricchite da un prologo, ciascuna manifestazione che metterà in condizione chi è lì per vedere i fuochi di poter, diciamo, passare delle ore liete in assoluta compagnia. L'altra cosa che abbiamo verificato è, diciamo, è che quest'anno trova per la prima volta invece attivazione il Festival del Teatro delle Tarantisce,
e tutta una serie di manifestazioni per culminare poi nella manifestazione di cinema in piazza in città a Castelvetrano con il concerto di Gino Paolo. Insomma, credo che gli spettacoli messi in essere, potendo contare quest'anno rispetto all'anno scorso su un cofinanziamento della provincia e che ci ha dato un contributo sia per quanto riguarda, anche se modesto rispetto alla spesa, il Festival di Arte Liriche, è un altro contributo per il Festival del Teatro Dialettale. Ma sono sicuramente un altro contributo nel gruppo, diciamo, per Teatro di Pietra, sempre, diciamo, da parte del commissario della provincia. Sono evidentemente per noi mantenere alta la qualità di una stagione di animazione durante il periodo estivo diventa fondamentale, alla luce del fatto che possiamo contare su incrementi dei dati del nostro possesso di turismo in questa zona. Questo ci conforta ed è chiaro che dobbiamo sforzarci di mantenere elevata la qualità degli spettacoli e dell'animazione offerta al territorio. L'altra cosa devo dire, e questo credo che sia un dato oggettivo conosciuto da tutti, e noi abbiamo un territorio molto vasto che ci purtroppo comporta un onere di carattere anche economico, che è quello di garantire un'animazione sia a Marinella, sia a Ticino, sia a Castelvetrano. È chiaro che chi risiederà a Castelvetrano potrà lamentarsi del fatto che a Castelvetrano le manifestazioni sono in settembre, che è, diciamo, la chiusura estiva che viene fatta nel territorio castelvetanese. Però evidentemente già il fatto di dovere mettere su due cartelloni, uno su Tiscia e uno su Marella Sernunda, rendono impossibile poter, diciamo, mantenere una serie di manifestazioni durante il periodo estivo, quindi durante i mesi di luglio e agosto, anche a Castelvetrano. Però a Castelvetrano quest'anno abbiamo inserito una mostra, per esempio la mostra di Alidisa, abbiamo utilizzato delle risorse di altri, diciamo, piani di programmazione negoziata, e bene o male siamo riusciti a mettere un cartellone veramente, diciamo, notevole sia nella quantità sia anche nella qualità. E quindi anche quest'anno posso dire, diciamo, che ringraziare tutto lo staff e i miei collaboratori, ringraziare anche l'assessore alla cultura Francesco Cioccare, ringraziare anche la collaborazione di Giacomo Raggiuso, che è il direttore artistico culturale, e, diciamo, oltre che il direttore artistico del teatro, ringraziare anche Alessandro Quadrato. Io credo, diciamo, che questo staff e anche tutto lo staff e attività culturale con Mirella Cangiava in testa siamo riusciti a mettere su questo cartellone, e posso dire anche quest'anno ce l'abbiamo fatta, perché evidentemente quando contiamo sulle risorse economiche della nostra città, e questo è un comune che è stato sempre virtuoso, definito tale anche dagli organi di controllo, e io credo che ci siano veramente motivi di essere, per esprimere soddisfazione, perché non rispettare il patto di stabilità, rispettare, diciamo, avere una situazione di cassa florida, quindi non facciamo spese folle, facciamo quello che possiamo, però grazie a Dio, diciamo, quello che possiamo riesce sempre a mettere su con le risorse che abbiamo un cartellone, diciamo, di offerte turistiche e soprattutto di offerte di animazione veramente, diciamo, ricco in qualità. Quindi questi sono due cose.